Tutorial Educanon. Che cos'è Educanon? È un ambiente di apprendimento che permette la creazione di lezioni video interattive. I video possono essere integrati da YouTube, Vimeo, TED, possono essere tagliati e lungo la linea del tempo di scorrimento del video possono essere inserite domande per la verifica degli apprendimenti. Quando e come usare Educanon? Può essere utile utilizzarlo nel momento preparatorio di un EAS, episodi di apprendimento situati nella fase di homework. Permette una prima esplorazione dei contenuti guidati da domande per fissare i concetti chiave. Rende interattiva, stimolante e dinamica la proposta didattica. Il video deve essere però breve, massimo 6-7 minuti. Se più lungo è opportuno tagliarlo con la funzione dedicata di Educanon. Questa è l'applicazione web di Educanon, www.educanon.com. È importante registrarsi come docenti attraverso il Signap. Dopo essersi registrati, si fa subito login, submit e carica la mia dashboard. Nella mia dashboard troverò i miei video e le diverse funzioni che posso utilizzare. Mi dà anche un codice di ricerca della mia applicazione, come vedete, e che posso condividere. Ora vado potrei settare il mio profilo, comunque vado in Design Video Valve. A creare il mio video. Ho tre possibilità: o mettere l'URL del video, oppure ricercarlo nel browser, o ricercarlo nei video channels che mi propone. Metto l'URL del video, il mio video è questo, copio l'URL, vado nella dashboard e metto l'URL, come vi dicevo, continuo. E qui dovrò mettere il lesson title che è Aristotele e poi il learning objective che sono conoscere il concetto di felicità in Aristotele. Devo comunque completare tutti i campi che mi vengono richiesti, se no non mi dà la possibilità di creare il mio video su cui lavorare. Metto il grado e la subject, scelgo social studies e scelgo anche il subtopic, facciamo psychology. E begin building e mi sta caricando ora il video, come vedete, la mia lesson dentro la mia applicazione. Ok, voglio tagliare questo video perché sicuramente è troppo lungo e voglio utilizzarne solo una parte. Farò crop video, ok, e posizionerò il video ad esempio al quarto minuto e 51. Posso anche accorciarlo nella parte finale e trascinando sempre la maniglia destra della linea di scorrimento del video e vedete che ho in questa maniera tagliato il mio video. Posso vedere anche un preview del video tagliato, come vedete, ecco, questo è il preview del mio video tagliato che comincia quindi al momento che ho deciso, ritorno nella dashboard, riprendo il mio video. Ora, lungo lo scorrimento del video, voglio inserire delle domande. Faccio scorrere il video.
diciamo, scelgo il minuto in cui posizionare lo scorrimento della domanda. E vado in add question. Ho la possibilità di scegliere una domanda a risposta multipla, una pre-risposta e una pausa riflessiva. E, non, le altre opzioni non mi sono disponibili nella versione free che sto utilizzando. Quindi utilizzo multiple choice e pongo una domanda, la prima agli studenti, cioè la virtù, diciamo la felicità per Aristotele è, ho dimenticato, Aristotele è 2 punti e qui ho le possibili risposte. Posso entrare nella domanda qui, posso inserire quindi la possibile risposta. La prima risposta che posso mettere è virtù. Vedete che potrei uploadare un'immagine, un audio, oppure formattare il testo che sto scrivendo. Entro con un'altra possibile risposta che potrei scrivere, rispettare gli affetti. Un'altra possibile risposta. Aggiungendo un'altra add answer e qui potrei scrivere essere che la felicità è essere politico per l'uomo. Ok, quindi ho aggiunto le mie possibili domande, scelgo la segno la domanda che è esatta, virtù, randomize answer order e save le mie risposte. Vedete comparire quindi le possibili risposte e in verde è segnata la risposta esatta. Ora voglio aggiungere lungo lo scorrimento del video un'altra domanda e farò una free response e quindi una risposta libera e dirò agli studenti di parla della differenza tra virtù etiche e dianoetiche. Ok, posso naturalmente formattare, uploadare un'immagine, un audio e quindi faccio save. Vedete comparire qui la domanda libera. Poi posso aggiungere una pausa riflessiva, sempre facendo scorrere il testo. Ok, questa pausa riflessiva potrei scrivere questa parte del video, questa parte del video è molto importante per comprendere il concetto chiave di virtù in Aristotele.
e quindi gli alunni sapranno che questa parte è assolutamente importante da ascoltare. Save, al minuto, come vedete, comparire le varie tipologie di domande. Ora posso andare in preview del video. Ecco, e posso far scorrere il mio video. Sono dedicate alla giustizia, nessun'altra virtù, neanche la giustizia. Ritorno al video, mio video. E posso fare save e end continue e posso attribuire, assegnare il video alla mia classe oppure creare una classe nuova con create class, ad esempio, classe, creo una nuova classe, terza A, terza D, faccio submit e ho creato una nuova classe. Ora posso assegnare alla classe terza D questo video che andrà guardato e a cui rispondere entro una determinata data. Okay. Posso quindi ritornare alla mia library e uploadare gli studenti. Ok, dopo aver fatto questo vado in Save e Continue per assegnarlo a un'altra classe, ad esempio la classe terza C, che questa classe dovrà eseguire questo entro questa data. E quindi da questa interfaccia posso vedere che posso avere il link pubblico, che è questo, oppure posso anche condividere nei social network il video. Ok. Ora andando, come vi dicevo, in preview, posso vedere la mia registrazione e gli studenti possono naturalmente rispondere alle domande che ho posto. Vedete, parla della differenza tra virtù etiche e dianoetiche, di cui possono mettere la loro risposta e fare submit. Posso poi riprendere il video e Ecco un'altra andare caratteristica ad della esempio giustizia. precedente risposta. Mettiamo che lo studente segni la risposta sbagliata e mi dirà che lo studente dovrà rispondere, non ha risposto esattamente alla domanda. Qui poi posso andare sul punto della riflessione, che questa è una parte molto importante da approfondire del video. Pensi Ecco, proprio ritorno alla come mia appunto applicazione tranne. e qui vedete che la lesson è disponibile nella mia dashboard.